Fare memoria non significa semplicemente avere un ricordo, significa anche e soprattutto voler comprendere quale messaggio trasmette al vivere di oggi, così che la memoria del passato possa insegnare al presente e diventare faro che illumina il futuro. Era un taxista, Luca Massari, ed è stato massacrato di botte 9 anni fa a Milano per aver accidentalmente travolto un cane. In via Ghini, zona Vigentino, alla memoria di Luca è stato dedicato un giardino. Signora, buongiorno. Buongiorno a voi. Siamo qui questa mattina in una mattinata autunnale a ricordare, a fare memoria appunto di suo figlio in questo luogo che è un luogo particolare, 9 anni dopo. Allora, la famiglia Massari vi ringrazia davvero di cuore, perché dopo 9 anni e si ricorda ancora Luca, vuol dire che Luca aveva un cuore così grande che è entrato da tutti voi. Poi, certo, quando si pensa che Luca, 45 anni, è stato così brutalmente picchiato e fatto morire per una cosa che si poteva evitare, soprattutto per lui e per loro, perché anche loro, sebbene hanno un cuore duro, un cuore, penso, non nella norma, non saranno più quelli di una volta, perché il ricordo di Luca l'avranno sempre. Purtroppo Luca è in terra e non potrà più vivere quello che loro vivranno quando escono e fanno la loro vita. È quello che il rammarico più forte è quello. A 45 anni doveva vivere. Aveva la sua famiglia, non famiglia, ma la sua casa, il suo lavoro, aveva trovato la ragazza, si è comperato la macchina nuova, dopo un mese è morto. Basta, fine così. Destino, non destino. Lo so che è stata una cosa addirittura che ha lasciato dentro una cosa un po' forte, però è una morte che non doveva esserci. No, ci manca tanto, ci manca davvero tanto, e hanno distrutto la nostra famiglia, perché l'altro ragazzo è partito, non ha voluto più rimanere lì, perché loro erano non fratelli, fratelli amici, erano sempre assieme, automaticamente una morte così, lui che era un po' debole di, come si dice, di sentimenti e così, non ha voluto più rimanere a casa. E siamo rimasti soli io e mio marito, con questo forte rammarico di dover subito questa violenza a un figlio che non si dovrebbe fare. Io vengo sempre, 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 perché voglio che Luca sa che la sua mamma è vicino. È stato un nostro tassista, uno tra quelli che tutti vorrebbero avere nel proprio radiotaxi, sempre corretto. Ho avuto modo di conoscerlo personalmente, ci vedevamo nei vari posteggi e devo dire che era una persona squisita. Al di là anche del lavoro, era una persona umana molto di alto livello. Io credo che il messaggio che arrivi da questa vicenda sia il fatto che quello che lui ha fatto nella sua vita lavorativa e nella sua vita privata poi evidentemente emerge, perché se dopo 9 anni siamo ancora qui tutti a ricordarlo, se come avete visto si fermano ancora i colleghi a salutare la lapide, il posto dove è stato messo quella frase bellissima, evidentemente lui ha fatto qualcosa, ha lasciato qualcosa, quindi è un nostro dovere come colleghi, nostro dovere come amici, nostro dovere come dirigenti del 4040 a mantenere vivo questo ricordo, perché è un ricordo che fa bene alla categoria, fa bene a tutti noi e fa bene per ricordare che questa città, per quanto sia una città in crescita, per quanto sia una città in grandissima evoluzione, è una città che ha ancora i suoi problemi, ha ancora le sue sacche.